Buongiorno. Ciao Andrea. Buongiorno Alberto, buongiorno a Ciao. tutti. Ciao. Per chi non mi conoscesse, sono Andrea Saran, Sales Engineer per Zebra Technologies, seguo il mercato verticale del Transportation e Logistics e anche una parte appunto del canale insieme al buon Alberto Robecchi, che oggi ci darà una mano appunto a gestire la parte di domande e anche al collega Roberto Donolato. Quindi noi tre diciamo, ci occupiamo della parte di canale. Quest'oggi, come dicevo, parleremo di TC 2027 in concomitanza con il lancio ufficiale, quindi da oggi troverete tutte le informazioni del caso anche sul nostro sito e quindi sono informazioni che possono essere condivise anche con i vostri clienti. Quindi da oggi ufficialmente trovate tutto il materiale disponibile su questo nuovo prodotto. TC 2027, prima di iniziare però con la presentazione delle caratteristiche, no, delle peculiarità di questo nuovo prodotto, un messaggio molto importante. Quindi TC 2126 non va assolutamente end of sale, quindi TC 2126 sarà disponibile alla vendita tutto il 2023 e anche il 2024. Quindi questo è un messaggio molto importante. TC 2027 non va a sostituire, ovviamente, in questo momento e neanche per il prossimo anno, il TC 2126. Quindi si va ad affiancare, anche perché vedremo che ha delle caratteristiche diverse, ha ovviamente un pricing un po' più elevato rispetto al TC 2126, quindi si va ad aggiungere alla nostra offerta. Messaggio molto importante che ho voluto dare in primis, giusto per appunto chiarire un po' questo aspetto. Allora, di cosa parleremo quest'oggi? Vediamo un po' l'agenda, quindi perché Zebra, ovviamente conoscete tutti i nostri plus riguardo al mondo mobile computer, ma in generale anche i nostri prodotti legati alla stampa e agli scanner, però appunto inizieremo con una brevissima introduzione. La Challenge and Solution, quindi il motivo per cui abbiamo ingegnerizzato questo TC 2027, andremo a vedere quali sono i mercati verticali e le applicazioni di questo dispositivo, le caratteristiche tecniche, ovviamente, quindi ci soffermeremo un po' sulle caratteristiche tecniche e le varie novità che sono state introdotte, l'accessoristica, che è un altro degli argomenti fondamentali, e poi degli aspetti sicuramente interessanti che vanno chiariti, che riguardano il Mobility DNA, quindi la nostra suite di tool software che per i dispositivi entry level, come vedremo, è ridotta, no, rispetto diciamo, a tutta l'ampia gamma di tool disponibili. Finiremo con un recap e andremo a vedere quali sono le promozioni già in essere su questo dispositivo. Iniziamo. Perché Zebra? Adesso, senza star lì a soffermarci troppo, no, sui numeri che non ho voluto condividere, volevo più soffermarmi sulla parte che riguarda il software, quindi la nostra collaborazione con Android, che nasce nel lontano ormai 2011 e quindi sono già 12 anni che con Google e con Android collaboriamo per far sì che questo sistema operativo, che ovviamente ormai è sicuramente il più diffuso a livello mobile al mondo, possa integrarsi al meglio anche come soluzione enterprise, quindi anche come soluzione per le aziende. Questo cosa ci ha permesso di fare? Questa collaborazione, insieme a un notevole insomma, investimento da parte di Zebra, quindi qui vedete sulla slide quei 300 milioni di dollari investiti nel pool del Mobility DNA, permettono di creare a tutti gli effetti una soluzione che è anzi è sicuramente tra le più diffuse sul mercato, quindi abbiamo un 50,9% di market share per quanto riguarda il mondo mobile computer, in questo caso Android Enterprise. E ovviamente questa leadership nasce proprio dalla diffusione di questi e dallo sviluppo di questi tool che ne creano appunto un prodotto unico. Ovviamente, quindi tutto quello che riguarda l'ecosistema software e la sicurezza aziendale sono tra gli aspetti più importanti sui quali puntiamo per offrire appunto le nostre soluzioni, i nostri prodotti. Detto questo, passiamo alla Challenge Solution. Quindi questo materiale vi ricordo che, a parte il fatto che ve lo condividerò in italiano, visto che l'ho appunto tradotto appositamente, lo trovate comunque come materiale disponibile nel Partner Gate. Tutto quello che vedete lo potrete appunto scaricare dal nostro sito. Quindi Challenge and Solution.
Per quale motivo nasce questo dispositivo? Quindi un dispositivo che appunto si propone come un device entry level, diciamo, nel mondo dei mobile computer, per far sì che anche le piccole e medie imprese, quindi le realtà che vengono viste come realtà con un budget, diciamo, limitato rispetto a delle i colossi appunto del settore, possono offrire ai loro appunto collaboratori, ai loro dipendenti, una soluzione, quindi un dispositivo, un mobile computer che permette appunto di farli lavorare al meglio, di ottimizzare i flussi di lavoro e di poter appunto rendere anche più autonomi questi appunto i dipendenti o comunque i collaboratori. Sicuramente i mobile computer di una certa fascia hanno un costo sicuramente più elevato, offrono anche ovviamente più caratteristiche, più soluzioni, ma sicuramente il TC2027, e lo vedremo appunto in seguito, è, come viene definito qui in tradotto in italiano, l'equalizzatore, sarebbe equalizer, quindi uno strumento che ci permette di fornire a queste appunto piccole e medie imprese una soluzione più che valida per appunto dare una mano allo sviluppo in termini tecnologici. È la terza generazione della serie TC2, quindi era nato col TC2025. TC2025 è una delle caratteristiche, sicuramente è stato un prodotto di successo, però dal TC2025 abbiamo imparato che la batteria removibile era uno dei requisiti fondamentali, quindi l'abbiamo introdotto sul TC2126. Adesso una delle richieste che era emersa è stata quella di avere un display più grande, quindi sul TC2027 abbiamo un display da 6 pollici e ovviamente, come vedremo, tutti gli ultimi standard di comunicazione, che sono l'altro aspetto principale. Questo però senza rinunciare a un altro degli aspetti che è piaciuto sicuramente molto e che ha reso il TC2126 uno dei dispositivi più venduti sul mercato, questo smartphone-like, questo stile smartphone-like, sia dal punto di vista estetico appunto che dal punto di vista del peso, perché è un dispositivo, diciamo, molto leggero, quindi non dà appunto non è percepito come un problema dagli operatori. Quali sono appunto le caratteristiche del TC2227? Allora, abbiamo una nuova piattaforma della Qualcomm, che approfondiremo meglio in seguito. Abbiamo il nuovo display Full HD Plus da 6 pollici, i nuovi standard di comunicazione, Wi-Fi 6 e 6E. Vedremo che il Wi-Fi 6E è un'opzione che si sblocca aggiungendo una licenza del Mobility Tenant Enterprise, ma ne parleremo meglio in seguito. Nella versione 27 avremo il 5G, quindi oltre al Wi-Fi 6 avremo anche la parte 5G, che risulta essere sicuramente sempre più diffusa in ambito mobilità. Oltre a questo abbiamo il supporto integrato per l'acquisizione di elementi da Apple e Google Wallet. Questo può essere utile in quei settori come l'hospitality o come il transportation, dove troviamo l'utilizzo di queste soluzioni. Quindi tramite l'NFC posso andare a recuperare delle informazioni da Apple o Google Wallet. E l'altro aspetto fondamentale riguarda gli accessori, quindi accessori di classe Enterprise. Vedremo l'ampia gamma di accessoristica, che rispecchia un po' quella che troviamo su tutti i nostri dispositivi, e non meno importante l'introduzione abbastanza recente della Workstation Cradle. Anche qui lo approfondiremo sicuramente in seguito. Quindi, dove va a posizionarsi TC2227? Va a posizionarsi come dispositivo professional alla stregua del TC2126, quindi dispositivo che nasce con l'idea di avere il famoso 3 più 3, quindi 3 anni di disponibilità sul mercato, più
tre anni di possibile supporto ulteriore, quindi una copertura totale di, diciamo, almeno sei anni. Perché dico almeno? Perché se prendiamo come esempio il TC2126, è un dispositivo che anche lui è nato con la logica del 3 più 3, ma che sta, dato il successo che sta avendo, supererà questo 3 più 3 e sarà disponibile anche appunto per il prossimo anno. Quindi diciamo che questa indicazione del 3 più 3 sui dispositivi professional è vera sicuramente come termine minimo, non come termine massimo. E si va ad aggiungere quindi a i TC5358, TC7378 per appunto riuscire a appunto per chiudere il cerchio per quanto riguarda i nuovi dispositivi che sono stati lanciati di recente. Quindi le nuove piattaforme sono TC2227, TC5358 che abbiamo già imparato a conoscere dallo scorso anno e TC7378, quindi il dispositivo più rugged in assoluto per quanto riguarda i device full touch. Quali sono le caratteristiche in comune di questi tre dispositivi? Il display da 6 pollici, quindi tutti e tre hanno un display da 6 pollici, tutti e tre, anche se con processori diversi, sono attualmente upgradabili fino ad Android 16, quindi c'è il commitment di arrivare fino ad Android 16 su tutti questi tre dispositivi, e ovviamente gli ultimi standard di comunicazione, quindi 5G, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. La differenza ovviamente sta nella robustezza, nella disponibilità sul mercato e in tutta un'altra serie di caratteristiche, peculiarità fisiche appunto dei dispositivi. Questa nuova fascia di prodotti va in aggiunta, perché come vediamo abbiamo ancora disponibili tutta l'altra gamma, che è sicuramente la più diffusa nel mercato, in questo caso TC2126, TC5055, TC5257, 7277, tutti i dispositivi che hanno la stessa piattaforma, che è lo Snapdragon 660, e che sono comunque aggiornabili fino ad Android 14, quindi hanno davanti a loro ancora dei margini appunto di sviluppo, quindi avremo delle versioni nuove di Android, quindi saranno dei dispositivi che saranno appunto supportati anche in futuro. La differenza qual è? Che su questi dispositivi non abbiamo il 5G, ma abbiamo il 4G e principalmente abbiamo il Wi-Fi 5 rispetto al Wi-Fi 6. Quindi queste sono un po' le caratteristiche, oltre appunto alla suddivisione tra professional, enterprise e performance in base alle caratteristiche del prodotto. Detto questo, quindi avendo fatto questa panoramica sui dispositivi, passiamo ai mercati verticali e alle applicazioni che, per le quali troviamo un utilizzo del TC2227. Ovviamente non sono qui a sapete meglio di me, no, quali sono i possibili scenari, però volevo rivedere insieme non solo appunto i tradizionali casi d'uso, ma magari anche riuscire a dare qualche spunto di qualche caso d'uso un po' più particolare, legato magari anche all'utilizzo dei nostri accessori abbinati al dispositivo. Allora, nel mondo retail, sicuramente l'uso più tradizionale di un device come il TC2227 è legato al controllo prezzi, alla ricerca dell'articolo, quindi l'item lookup, all'inventario, alla parte, questa potrebbe essere una parte nuova che riguarda la comunicazione, magari utilizzando la nostra suite Workforce Connect, che appunto avremo modo di approfondire anche questo in seguito. Quindi troviamo veramente diversi casi d'uso e in più tramite il Credo intelligente, quindi questa workstation Credo che abbiamo lanciato di recente, possiamo veramente ampliare l'utilizzo di un singolo dispositivo su diverse applicazioni. Quindi il fatto di usare il mio TC22 o 27 abbinato alla workstation Credo e utilizzare uno schermo più grande sul quale andare a fare delle operatività che potrebbero essere la consultazione di tabelle Excel, che ovviamente su un dispositivo da 6 pollici non riuscirei a fare allo stesso modo, o aprire un gestionale, quindi avere una visualizzazione molto più grande, quindi su un display esterno, rispetto a utilizzare il device in sé. Hospitality, sport, entertainment, anche qui un dispositivo come il TC2227 può essere utilizzato per la convalida dei biglietti degli eventi, negli stadi, come
ingresso, quindi verifica dei biglietti nei parchi tematici, sui parcheggi, la lettura di carte fedeltà o anche in questo caso la soluzione un po' più innovativa potrebbe essere quella di utilizzarlo come soluzione di pagamento mobile. Field Service e Field Mobility. Field Service, uno dei casi d'uso più frequenti sicuramente è quello legato al Proof of Delivery, quindi avere un dispositivo in mano ai corrieri che lo utilizzano appunto per la consegna dei vari pacchi e quindi per conferma che quel pacco è stato consegnato correttamente. Questo sicuramente è uno dei casi d'uso più diffusi. Troviamo però anche l'utilizzo come consegna dell'ultimo miglio, come pagamenti alla consegna, perché no, con l'implementazione, no, delle soluzioni di pagamento abbinate ai nostri dispositivi, può essere un caso d'uso abbinato anche al field service. Poi ovviamente abbiamo degli altri casi come i servizi postali, il proof of condition, quindi quando vado a consegnare un pacco, se è rovinato posso fare una foto e appunto memorizzarla, quindi tenerla come informazione legata alla spedizione, e tutta un'altra serie di casistiche che già conosciamo, quindi il fatto di poter comunicare con il dispositivo e il fatto di utilizzarlo per la manutenzione. Transportation o transit, come viene definito, quindi come posso utilizzare il TC2227 per la vendita dei biglietti, per la convalida degli stessi, magari lo potrei trovare associato via Bluetooth a una delle nostre stampanti mobile, ovviamente che in questo caso l'associazione avverrebbe tramite NFC, quindi un'associazione molto rapida, molto veloce, avvicino i due dispositivi e sono già pronto per stampare, quindi potrei stampare delle ricevute, che è il caso d'uso, diciamo, più frequente. E allo stesso modo però, sempre tornando, no, a questa nuova soluzione dei metodi di pagamento, lo potrei utilizzare per leggere, appunto per ricevere informazioni da un Apple o un Google Wallet o per effettuare appunto dei pagamenti tap to pay. Ultimo caso d'uso riguarda i magazzini, appunto la distribuzione. Che qui potrei utilizzarlo come dispositivo light per un inventario e lo potrei associare anche a uno degli accessori che lo renderebbe appunto una soluzione, una via di mezzo tra un device che nasce GAN e un dispositivo full touch, quindi lo snap-on, il trigger snap-on, che mi permette appunto di usarlo come se fosse una pistola. E considerando il fatto che su questo nuovo dispositivo abbiamo introdotto anche l'ottica Advanced Range, quindi l'S655, mi permette di leggere i codici anche a una notevole distanza, quindi arrivare a letture addirittura fino teoricamente ai 12 metri. Quindi ovviamente ho delle performance molto molto elevate che prima non potevo avere appunto sui device full touch. Ultimo, ma non meno importante, il fatto di utilizzarlo abbinato a uno dei nostri sled RFID. Quindi lo associo o a contatto, come vedremo, no, con la logica del connettore Iconnex che troviamo su alcuni modelli specifici, lo posso associare a uno sled RFID o chiaramente tramite Bluetooth. Un altro tipo di associazione potrebbe essere quello tramite Bluetooth e appunto usare uno sled come l'RFID40 o l'RFID90 tramite appunto il Bluetooth. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Allora, quali sono le novità che abbiamo introdotto con questa nuova generazione di TC20? Sicuramente abbiamo nuovi processori della Qualcomm 5430, che sono appunto dei processori di nuova generazione. È stato fatto un benchmark rispetto all'SD660, che è la nostra piattaforma più diffusa sul mercato, quindi quella che troviamo sui TC21, che troviamo sul TC52, e ci sono delle migliorie ovviamente dovute chiaramente all'evoluzione che c'è costantemente su questo tipo di prodotti.
È un processore che, come dicevamo, supporta, quindi permette di operare in 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, quindi supporta gli ultimi standard di connettività. Per quanto riguarda la memoria, abbiamo la possibilità appunto di avere un'archiviazione tramite microSD che arriva fino a 2 tera, questo è un valore molto molto elevato, che appunto ci rende questo dispositivo il più, diciamo, il più performante sul mercato. Ho voluto inserire su questa slide i due tagli di memoria disponibili, quindi abbiamo due versioni sulle quali possiamo scegliere, quella standard che nasce già con 6 GB di RAM e 64 GB di flash, quella un po' più capiente, quindi 8 GB di RAM, 128 GB di memoria. Questa versione, quest'ultima, è quella che ha anche gli 8 pin famosi e il connettore Connex, quindi se vogliamo avere gli 8 pin di collegamento dobbiamo andare per forza su questa versione, quindi 8 128 GB di flash. Adesso ne ho già parlato prima, se non voglio soffermarmi troppo su questo, ma c'è uno spunto interessante su questa slide, quindi 5G abbiamo detto per la comunicazione o per il trasferimento dati nella versione TC27, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E con su entrambe le versioni, quindi 22 e 27, Wi-Fi 6E però ricordo con l'aggiunta della licenza Mobility DNA Enterprise, e un utilizzo che si vede sempre più frequentemente è quello di potersi integrare con delle reti 5G private. È un utilizzo che vediamo, almeno per quanto riguarda il mio ambito, sicuramente nei porti, dove le reti 5G private sono sicuramente in diffusione, ma è un'architettura, diciamo, che permette di ridurre, in caso di spazi molto ampi, rispetto al Wi-Fi, i costi, diciamo. Questo è il punto chiave per cui stiamo vedendo una diffusione di queste reti private 5G, e ovviamente il TC2227 può comunicare con queste reti, quindi è un aspetto diciamo abbastanza importante. Bluetooth, ultima generazione del Bluetooth, quindi 5.2. Quali sono le migliorie solitamente introdotte, no, dal Bluetooth quando ci sono degli sviluppi? Il fatto di essere meno oneroso in termini di consumo della batteria. Quindi il Bluetooth 5.2, specialmente ovviamente se collegato in low energy, permette di risparmiare molto la batteria e di offrire allo stesso tempo una qualità del suono. Quindi se devo collegarci delle cuffie Bluetooth o comunque se devo collegarmi una stampante, come succede nella maggior parte dei casi, o uno slider FID, ho la possibilità appunto di ridurre il consumo della batteria, che è sempre un aspetto da tenere in considerazione, oltre al fatto che posso collegarmi a più dispositivi allo stesso momento, quindi una delle caratteristiche, diciamo, del Bluetooth 5.2 come standard di comunicazione. Passiamo alla versione di Android. Allora, qui vedete l'informazione che ho evidenziato è il fatto che questo dispositivo sarà sicuramente aggiornabile fino a Android 16. Una nota che però vi voglio dare è che viene lanciato con Android 13, quindi una versione molto aggiornata rispetto a quello che troviamo sul mercato, e quindi se avete dei clienti che magari stanno utilizzando dei dispositivi che non sono così aggiornati, la migrazione ad Android 13 richiede una certa accortezza per quanto riguarda l'utilizzo, o meglio lo sviluppo delle applicazioni. Quindi su questo argomento qualche tempo fa avevamo fatto proprio un webinar dedicato ad Android 13 e a cosa comporta l'aggiornamento del sistema operativo. Vi invito a darci un'occhiata se avete o avrete a breve l'opportunità appunto di offrire il TC2227 ai vostri clienti, perché c'è qualche accortezza dovuta appunto al fatto che i continui sviluppi di Android richiedono delle competenze diverse, dei comportamenti diversi delle applicazioni legate appunto all'utilizzo della memoria e in generale legate alla sicurezza. TC2227, lancio con Android 13, supporto fino Android 16, almeno per adesso questo è il commitment, poi chissà se ci saranno delle novità in merito. Andiamo avanti.
Vi parlavo prima di scansione, quindi l'altra novità che abbiamo introdotto sul TC2227 come dispositivo entry level, cosa che non avevamo sul TC2126, è l'ottica Advanced Range SE55, che ormai avete imparato a conoscere, rispetto all'ottica standard ha delle performance molto molto più elevate. Legge ovviamente benissimo anche i codici a breve distanza, quindi qualche centimetro, ma ha una capacità di lettura fino teoricamente a 12 metri. Ovviamente non è il caso d'uso, no, più diffuso leggere il codice a 12 metri, ma il fatto di leggerlo a un paio di metri, ad esempio in ambito magazzino, dove devo andare a leggere un codice di un parcel che è stoccato ad una certa altezza, questo mi aiuta sicuramente a non dover prendere una scala per andarlo a leggere, o se magari è molto in basso, non dovermi abbassare per leggerlo. Quindi il fatto di avere un'ottica così performante, che vi invito a provare se non l'avete già fatto, è sicuramente un plus che ci aiuta molto nel caso appunto di letture a una certa distanza. L'altra ottica è la SE4710, che troviamo già sui TC21, un'ottica standard molto performante, ma con una distanza di lettura sicuramente più limitata, quindi si parla di distanze appunto ravvicinate fino a 60 centimetri indicativamente. L'avevo già detto, la soluzione, i nuovi dispositivi in generale che proponiamo sono certificati per le transazioni contactless, quindi il tap to pay, quindi il fatto di poter gestire, ovviamente, poi questo richiede, no, una soluzione POS contactless già esistente, ma possiamo utilizzare il TC2227 per questo tipo di funzionalità. Oltre a questo, abbiamo il supporto integrato con Apple e Google Wallet, quindi riusciamo a leggere le carte fedeltà o tutto quello che viene salvato, diciamo, all'interno di questi portafogli virtuali. Lo facciamo tramite l'NFC. L'NFC è standard su tutti i modelli. Adesso è stato reso, anzi già da un po', su tutti i dispositivi di ultima generazione troviamo l'NFC integrato. Quindi non serve avere un parametro particolare, ma basta scegliere qualunque modello disponibile. L'altro aspetto è quello che riguarda appunto la dimensione. Rispetto al TC2126 è un po' più grande come lunghezza, perché ha questo display da 6 pollici Full HD Plus da 450 nit di luminosità, però è più sottile, quindi siamo riusciti a ridurre, diciamo, le dimensioni a livello di spessore del dispositivo, e è addirittura più leggero per quanto riguarda il peso. Ovviamente è un po' più lungo, dovendo appunto avere questo nuovo, dovendo ospitare questo nuovo display da 6 pollici. Lo stile ovviamente è quello diciamo che richiama molto per chi ha già visto il TC53, quindi esteticamente sono molto simili, ovviamente più leggero il TC2227 e più sottile. Per quanto riguarda la robustezza, anche qui un plus rispetto al TC2126, resiste a cadute da 1,5 m su cemento su tutto il range di temperatura di utilizzo con il rugged boot. Arriva a 1,30 m out of the box, quindi tirato fuori dalla scatola, quel dispositivo ha una robustezza di resiste a cadute da 1,30 m. Come test di cadute, viene garantito, diciamo, per 500 cadute consecutive, viene testato per 500 cadute consecutive da mezzo metro. E anche qui troviamo il Gorilla Glass, sia per quanto riguarda il display e anche per quanto riguarda il vetrino dello scanner, che è un altro di quei punti soggetti a rotture. Ovviamente anche qui abbiamo deciso di utilizzare il top di gamma, quindi il Gorilla Glass, anche sul vetrino. L'altra novità riguarda le batterie. Abbiamo batteria standard che ci permette di coprire sicuramente un turno di lavoro. La batteria estesa che trovavamo anche sul TC2126. La novità è invece questa batteria con integrato il Bluetooth Low Energy. Come avrete avuto modo di vedere, questa soluzione del Bluetooth Low Energy, quindi un modulino Bluetooth integrato nella batteria,
la stiamo già diffondendo dallo scorso anno, la troviamo sull'MC3003AX, la troviamo sui TC5358, i TC7378, perché questo ci permette, tramite la nostra soluzione di device tracker, di localizzare un terminale anche quando è spento all'interno, ad esempio, di un magazzino. E nasce proprio per questo tipo di utilizzo, quindi il fatto di poter trovare, quindi rintracciare il device anche quando è spento, utilizzando appunto il modulino di Bluetooth Energy che troviamo su queste batterie specifiche. Se volete approfondire questo argomento, ovviamente contattateci pure, sia me che Alberto o Roberto, insomma, per darvi delle indicazioni su questa soluzione di device tracker. Questa slide mi piace particolarmente perché racchiude tutte, o meglio, una serie di funzionalità che troviamo associate al TC2227 tramite l'utilizzo sia di soluzioni dei nostri accessori come la Workstation Cradle o la Workstation che fa da POS, ma anche soluzioni software come Workforce Connect nella versione PTT Pro o Express, quindi il fatto di trasformare il dispositivo in uno strumento per la comunicazione push to talk, o addirittura la versione voice, quindi telefono, vado a sostituire i telefoni VoIP, quindi mi collego direttamente a una centralina, a un PBX di quelli che sono ovviamente gestiti, e posso rinunciare al classico telefono DAC sfruttando però un unico dispositivo. Oltre a questo troviamo anche le letture RFID che avevo già accennato prima, quindi un unico dispositivo che posso usare ovviamente come device per leggere, per fare l'inventario, posso utilizzarlo associato alla workstation sfruttando un display più ampio, sfruttando una tastiera esterna, sfruttando, non so, un lettore di codice a barra esterno, lo posso addirittura trasformare in un POS perché nel Cradle specifico troviamo diverse porte alle quali posso collegare tutto quello che mi serve per creare una stazione appunto POS ibrida, e comunicazione, lettura RFID, un ampio scenario, diversi casi d'uso, tutti con un unico dispositivo. Parlavamo di accessori e andiamo a vedere quali sono appunto gli accessori disponibili. Avevo visto passare una domanda relativa alla compatibilità con gli accessori del TC2126, se non erro, perché adesso non la vedo, eccolo qua, sì. E allora, compatibilità diretta non c'è, nel senso che è un dispositivo che ha delle dimensioni diverse rispetto al TC2126. Quindi, a parte il cavo USB-C, che ovviamente è lo standard, e a parte appunto l'alimentatore da collegare al cavo USB-C, che è esattamente lo stesso, il resto degli accessori, come il trigger handle, come gli accessori wearable, come il caricabatterie, non sono gli stessi. Qual è però un punto da tenere a mente? Che le versioni di Cradle multiplo possono essere trasformate dal TC2126 al TC2227 sostituendo solo il cap. Quindi vado comunque a utilizzare la stessa elettronica e lo stesso hardware, passatemi il termine, del Cradle del TC2126, vado solo a sostituire il cap che viene ovviamente venduto come accessorio. Quindi per il Cradle multipli possiamo adottare questa soluzione, che piuttosto di niente, insomma, diciamo, per quanto riguarda le installazioni magari quelle un po' più grandi, dove solitamente si va a utilizzare un Cradle multiplo, riusciamo a recuperare dei costi legati all'accessoristica. Ne abbiamo già parlato anche un po' di tempo fa con un webinar dedicato. Adesso, visto che è un argomento che ci viene sempre più richiesto, è la Workstation Cradle, sia in versione standard che versione POS. Ho appunto voluto fare un breve approfondimento sulla Workstation Connect, quindi questa soluzione che abbiamo lanciato indicativamente a inizio anno e che troviamo disponibile, anzi che troveremo disponibile per il TC2227 a partire da inizio 2024, che troviamo però attualmente disponibile per TC2126, TC52X, 57X
e ovviamente i nuovi TC5358 e anche il tablet che vedete sulla slide, l'ET4045, anche con l'apposito stand. Cosa ci permette di fare questa workstation Cradle? È un hub, un Cradle che ha quattro porte USB standard, una porta HDMI, e una porta Ethernet e un jack audio al quale posso collegare le cuffie. Appunto, sulle porte USB solitamente vado a collegare una tastiera esterna, un mouse e un monitor. A questo punto, quando vado a inserire il mio dispositivo all'interno della workstation, sul monitor non vado a vedere in mirroring il mio device, ma viene lanciato un desktop dedicato, quindi con delle applicazioni specifiche. È come avere in quel momento due dispositivi in uno, quindi sfruttando, no, le capacità del mio dispositivo riesco ad avere un'esperienza desktop a tutti gli effetti, che mi permette ovviamente di sfruttare un display più grande, una tastiera per consultare dei documenti, per compilare degli Excel, operatività che solitamente dovrei fare con un altro dispositivo, quindi con un PC fisso o un laptop. Quindi invece di avere diversi dispositivi posso riuscire ad avere un unico device che funziona un po' per tutti i casi d'uso che ho durante il giorno. La stessa soluzione è disponibile anche come POS. Cosa vuol dire? Che oltre alle porte USB standard ho anche delle porte USB alimentate che mi permettono di collegare dei pin pad di pagamento, che mi permettono di collegare ad esempio uno scanner da cassa, posso collegarci anche una stampante di ricevute, e a questo punto riesco a creare veramente un POS, una stazione di POS ibrida, che quindi posso sfruttare solo quando ne ho la necessità, collegando il mio dispositivo e sfruttando tutte le capacità di questa soluzione. Passiamo alla panoramica sui tool di mobility dei professional rispetto a quelli che invece troviamo opzionali aggiungendo la licenza Mobility DNA Enterprise. Perché mi volevo soffermare su questo aspetto? Perché è un aspetto molto importante, quindi è importante, diciamo, conoscerlo per poter poi gestire al meglio le varie richieste che riceviamo dai nostri clienti. L'altra grande differenza che troviamo tra un device professional rispetto, quindi un TC2227 rispetto a un TC5358, è che per avere la suite completa dei tool del Mobility DNA dobbiamo aggiungere questa licenza. I tool definiti come professional sono quelli essenziali, direi che la parola più corretta, quindi Stage Now è sicuramente un tool essenziale che ci permette di configurare in maniera molto agevole uno o più dispositivi. Il Dataways è un altro dei tool essenziali, l'applicazione che ci permette di interagire con lo scanner ovviamente è compreso ed è gratuito. L'Enterprise Home Screen, che è l'altra applicazione, una delle più diffuse, che ci permette di bloccare e creare appunto questo desktop sul nostro device, di chioscare appunto il nostro dispositivo e lasciare solo una o più applicazioni a disposizione dell'operatore. Sono tutti tool che entrano nel mondo del Mobility DNA Professional e che sono quindi compresi out of the box sul nostro dispositivo. Mentre se aggiungiamo, quindi se abbiamo la necessità di aggiungere la licenza Mobility DNA Enterprise, andiamo a sbloccare tutta un'altra serie di tool che adesso vedremo su questa slide. Quali sono i più importanti? Per quanto riguarda il TC2227, uno dei più importanti è sicuramente il fatto che il Wi-Fi 6E, lo standard di comunicazione, non il Wi-Fi 6 e basta, il Wi-Fi 6E, quindi i 6 GHz per la comunicazione, vengono sbloccati inserendo una licenza Mobility DNA Enterprise. Ok, quindi il dispositivo è Wi-Fi 6E ready, ma serve la licenza per poterlo utilizzare. Cos'altro andiamo a sbloccare? Il Worry-Free Wi-Fi, questo tool di troubleshooting molto interessante per chi appunto deve analizzare il comportamento del dispositivo quando è collegato via Wi-Fi.
E un'altra cosa è il lifeguard over the air, la possibilità di gestire tramite un MDM solitamente l'aggiornamento dei dispositivi in maniera automatica. Questo aspetto, quindi questa caratteristica, viene sbloccata tramite questa licenza come l'Enterprise Keyboard. Quindi se devo andare a disegnare delle tastiere specifiche per il mio device, lo posso fare, ma ho la necessità di avere per il DC2127, come lo era per il DC2126, questo upgrade di licenza. Altra cosa, anche per l'utilizzo della Workstation Connect, ho la necessità di avere questa licenza Mobility DNA Enterprise. Mi raccomando, un altro aspetto importante, se devo utilizzare la Workstation Connect, sia in versione standard che in versione POS, ho la necessità di aggiungere questa licenza. Oltre a questo, ci sono tutta un'altra serie di tool, in questo caso sono da licenziare per tutti i nostri device, che potrebbero essere il device tracker, potrebbero essere il Workforce Connect PTT Pro, le funzionalità che abbiamo introdotto di recente di OCR legate al nostro DataWedge, del quale aveva parlato qualche tempo fa il buon Alberto, e l'Enterprise Browser. Queste applicazioni sono applicazioni soggette a licenza che vanno on top alla soluzione di Mobility DNA Enterprise. Prima di concludere, volevo fare un breve riepilogo. Quindi, questa comunicazione, il PMB che vedete indicato sulla slide, è un PMB che dovreste aver ricevuto tutti, nel quale vengono elencati i vari part number disponibili e le varie appunto, disponibilità appunto, del TC2227. Se così non fosse, quando farò follow up a questo webinar, vi metterò appunto il link per poterlo visionare. All'interno del PMB, come accade per tutti i nostri, per tutte le nostre comunicazioni legate appunto al marketing, trovate tutte le indicazioni, quindi par number del TC2227, le caratteristiche, i codici degli accessori. È uno dei documenti più importanti che divulghiamo solitamente. Qui vedete gli SKUs disponibili per TC2227. Come vediamo ci sono dei modelli con lo scanner 64710, altri con l'S655, alcuni con il taglio di memoria 664, altri con l'828 e anche le versioni con la batteria Bluetooth Low Energy o la batteria estesa. E ci fate caso, il part number ha una nomenclatura un po' diversa rispetto allo standard, si è deciso appunto di modificarlo, quindi non si parte più con il nome del prodotto TC2, eccetera, ma c'è appunto questa WL che diciamo, può fare un po' di confusione. TC27, stessa logica, versioni con lo scanner standard, con lo scanner esteso, con più memoria o con batteria estesa o batteria Bluetooth Low Energy. Io direi che ho concluso restando nei 45 minuti, quindi vediamo se c'è qualche domanda. So che tu hai già risposto a una serie di sì, cose. Sì, Andrea, sì, ho risposto mentre tu stavi presentando. Principalmente le domande erano basate sulla compatibilità degli accessori, come tu hai già spiegato bene. Esistono dei share credo, dove quello da 5 posizioni, dove io posso cambiare e sostituire. Solo il cap. Esatto, solo il cap, però per la culla singola no, non c'è questa opzione. Un'altra domanda era basata sulla possibilità di usare l'RFID. L'RFID si ricorda che su tutti i nostri dispositivi è disponibile, soprattutto sui palmari, perché abbiamo anche dei terminali con l'RFID integrato tipo l'MC33, però sui terminali palmari è richiesto l'EconneXT, che è un connettore 8 pin sulla schiena, e poi l'RFID40 piuttosto che l'RFID90 a seconda delle ambientazioni industriali oppure light. Però normalmente viene agganciato sulla schiena del terminale, laddove c'è la batteria, e viene richiesto un connettore EconneXT. Quindi attenzione quando ordinate il terminale, se avete necessità nel futuro di dover utilizzare anche l'RFID, ricordate di prendere il terminale con questa connettoristica. Anche se non è sempre detto, perché volendo si può prendere anche la versione RFID40 col Bluetooth e poi collegarlo via Bluetooth. Ecco, l'importante è ricordarsi appunto di questa differenza.
perché è uno sled diverso che va collegato all'RFID40, quindi se lo collego via Iconnex o se lo collego via Bluetooth, ci sono due sled differenti, appunto per due slitte appunto diverse. Esatto, Quindi bisogna farci un esatto. po' caso a questo. Vediamo se c'è qualche altra domanda prima di chiudere. Ovviamente, come sempre, se avete qualche domanda, potete farla anche, insomma, potete farsi anche via mail, però farò sicuramente follow-up del webinar condividendovi tutte le informazioni del caso e vi ricordo appunto che da oggi trovate il materiale sul 10-20-27 anche nel nostro sito, quindi, oltre che nel Partner Gateway. Se volete approfondire, trovate tutto quello che vi può servire. E comunque rimaniamo comunque qui a disposizione, quindi non c'è questo gran problema, ecco. Perfetto, ottimo. Allora direi che, visto che non ci sono altre domande, abbiamo raggiunto i 45-50 minuti ormai. Grazie Andrea Quindi per la grazie a tutti, presentazione, molto grazie a chiara. te Alberto per il supporto e grazie a tutti per la partecipazione. Alla Buon prossima, ragazzi. proseguimento. Ciao Ciao a ciao. tutti. Ciao ciao ciao. Ciao.